Pagellone della 24esima, prima parte. Oggi 3 partite, non 4, quindi domani 8 meno 3, 5, domani 5 partite, perché vorrei dedicare due parole qui in apertura alla Fortitudo Bologna. Come sapete, promozione in Serie A, ormai ufficiale, matematica, e personalmente io sono molto contento. Vi spiego in due parole perché. Sapete, io non sono un tifoso della Fortitudo, però in tutti questi anni, con tutte le vicissitudini che ci sono state, la squadra che all'inizio si è scissa in due squadre differenti, poi si è riunita, il gorgo delle serie minori con queste promozioni a imbuto che diventano ogni anno sempre più difficili, in tutto questo tante, ma credetemi, tante squadre della nostra Serie A avrebbero perso la stragrande maggioranza dei tifosi. Invece la Fortitudo è riuscita in tutti questi anni a riempire sempre o quasi sempre il palazzo. Questo è un merito non da poco, perché in un basket come quello di oggi, dove ti puoi comprare un giocatore più forte, un allenatore più esperto, un dirigente più preparato, a volte ti puoi comprare anche una nazionalità sportiva migliore economicamente parlando, e l'unica cosa che non ti puoi comprare è la passione della gente, l'attaccamento alla maglia da parte del tuo popolo. E questo la Fortitudo ce l'ha. Io credo che anche i virtussini, magari non lo ammetteranno mai, però sotto sotto sono contenti di questa Fortitudo, anche perché il prossimo anno tornerà il derby di Bologna, Basket City. Non sarà la finale di Eurolega, ma sarà comunque uno degli appuntamenti della prossima stagione. C'è una cosa sola che proprio mi ha fatto uscire di testa, ossia quanto mi son sentito vecchio nel momento in cui ho realizzato che la maggior parte dei giovani tifosi di basket la Fortitudo in Serie A non ce l'hanno mai vista. Cioè, sono passati 10 anni. 10 anni. Trento. Purtroppo nella pallacanestro italiana funziona così. Te sei una giovane promessa del basket italiano e rimani giovane promessa del basket per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni, cose deliranti, fino a che a un certo punto improvvisamente ci si rende conto che, anche anagraficamente parlando, giovane per il basket non lo sei più. E quindi d'improvviso diventi vecchio e si cominciano a fare tutti quei ragionamenti di quello che il giocatore avrebbe potuto essere e non è diventato. Tutto questo è profondamente sbagliato. Per questo credo che questa partita di Trento e di Diego Flaccadori debba essere in qualche modo la partita della maturità, cioè quella partita in cui Flaccadori ha dimostrato che non è più una giovane promessa del basket italiano. Classe 1996, quest'anno fa 23 anni, è un giocatore nel pieno della propria maturità tecnica, cestistica, fisica, mentale, e gli devono essere date le responsabilità che il suo talento merita di avere. Ha dimostrato di poterle reggere, anche perché finita questa stagione, playoff o non playoff, comincerà l'estate e con l'estate il mercato. Torino. Io credo che sia un discorso psicologico, cioè io in questa sconfitta contro Trento ci ho visto proprio la paura di vincere, che sembra un controsenso ma che in realtà succede spesso, soprattutto nel basket. E la Torino dei primi tre quarti è stata completamente diversa rispetto alla Torino dell'ultimo quarto, e questa cosa balza ancora di più all'occhio per l'avversaria che aveva davanti, perché Trento e Buscaglia in particolare sono diversi anni che si avvale all'interno del proprio staff di una figura professionale che si dedica esclusivamente a curare l'aspetto psicologico dei giocatori e della squadra. Secondo me potrebbe essere un'opzione anche per Torino, perché poi il resto c'è tutto, cioè l'Auxilium ha talento, fisico, esperienza, giocatori italiani buoni, cioè c'ha tutto, mancano soltanto i risultati, che però non è una cosa proprio di poco conto, anche perché Reggio si è rinforzata e ha vinto, Pesaro si sta rinforzando e ha vinto, e la classifica comincia ad avere un po' un senso di urgenza.
Trieste, dopo la gufata di proporzioni epiche fatta involontariamente e inconsapevolmente, chiedo scusa, dal sottoscritto settimana scorsa, io credo che sia una delle realtà, almeno così vista da fuori, più solide del nostro campionato. Si è abbattuta su Trieste una vera e propria bufera che è andata a minare l'assetto dirigenziale, diciamo, ma anche l'ambito legato alle sponsorizzazioni, in particolare al main sponsor. Era chiaro che questa partita in particolare non potesse essere una partita come tutte le altre, però la risposta che c'è stata da parte di Trieste, da parte del pubblico con la corsa al biglietto e da parte della squadra, 35 nel primo quarto, 61 all'intervallo, è stata una risposta importante, cioè è stata una risposta che, nonostante tutto, ha sottolineato come il ragionamento che facevamo la scorsa settimana sia comunque valido, perché il collettivo vale sempre di più rispetto al singolo, alle individualità. Io spero, veramente lo spero, che non ci sia bisogno per Trieste di liberare qualche giocatore magari per abbassare il monte salariale degli stipendi, perché questa squadra, per come è stata pensata, merita di arrivare fino alla fine di quest'anno al completo, perché delle soddisfazioni, secondo me, se le può togliere. Cremona, se alla sfortuna, perché il calendario quello è, di giocare proprio questa giornata contro Trieste, ci aggiungi il 15% da tre punti complessivo di squadra, e sei anche una squadra di Meo Sacchetti che sappiamo quanto valorizza l'aspetto del tiro da tre punti nel proprio gioco, è chiaro che a maggior ragione fuori casa è molto difficile riuscire a vincere. Però se vogliamo dare anche una lettura tecnica alla partita, io credo che questa sia stata una delle prime occasioni nel campionato di Cremona in cui si è reso particolarmente evidente come potrebbe essere opportuno valutare l'ipotesi di inserire un altro lungo, perché a prescindere dal contributo che potrà dare Gazzotti, una serata in cui Oldridge e Ricci sono stati in difficoltà, sotto canestro Cremona ha fatto fatica, e in chiave playoff, perché questo è soltanto un piccolo passo falso all'interno di una stagione straordinaria come quella di Cremona, potrebbe essere un qualche cosa da valutare. Milano. Secondo me bisognerebbe prendere Mike James da una parte, tranquillamente, e spiegargli il campionato italiano. Perché capisco che arrivando da tutto un altro contesto possa essere difficile capire tutte queste sfumature. Però nel campionato italiano non puoi giocare sempre contro Venezia. A volte giochi contro Venezia, a volte giochi contro Pistoia, altre volte giochi contro Cantù. E la cosa sconcertante è che la partita contro Venezia in stagione regolare vale esattamente gli stessi due punti di quella contro Pistoia e di quella contro Cantù. Perché dico questo? Perché Mike James è un giocatore straordinario, cioè questa partita l'ha vinta lui quasi da solo. Cioè, quando ha voglia, la tripla col fallo subito, il canestro in fadeaway a mezz'aria con 5 difensori addosso, cioè quando ha voglia in Serie A, questo giocatore qui non è marcabile. Il problema per Milano è che soprattutto in campionato troppo spesso non ha voglia, e questo crea anche dei problemi all'interno proprio della chimica di squadra, cioè Milano a volte sembra disunita, e questi contraccolpi difensivi che ha, le carenze difensive che vedi, gente che non tiene l'uno contro uno, non sono normali per una squadra di Simone Pianigiani. Su questo aspetto bisogna lavorarci. Cantù. Voi potete non crederci, ma nel basket, più ancora rispetto a tutti gli altri sport, la fiducia in se stessi è fondamentale e fa dei miracoli che non ci si può credere. Questo Frank Gaines, 44 punti contro Milano, a Milano, un'ira di Dio assoluta, è lo stesso Frank Gaines che non più tardi di qualche anno fa, con Caserta prima, Tagliato e con Pesaro poi, non riusciva neanche a tenerla in mano. È lo stesso giocatore che però ora, con Cantù, è in un contesto in cui
magicamente tutti i giocatori riescono a mettere in campo il meglio di loro stessi. Il mio unico rammarico, a prescindere da questa sconfitta, che è chiaro, contro Milano a Milano ci sta alla grande, il mio unico rammarico, dicevo, sta nel fatto che non sapremo mai dove sarebbe potuta arrivare questa squadra con Udanò. Perché Tyler Stone è un toro sotto canestro, c'ha un atletismo pauroso. Ma Udanò, che era stata una delle grandi scoperte della Cantù di quest'anno, portava il livello soprattutto della difesa e della intelligenza cestistica ad un livello superiore. E questa squadra con Udanò, secondo me, poteva fare qualche sgambetto interessante.